L'allarme adesso, l'allarme della macchina adesso. Ciao gente! Allora, potrei fare i preferiti del 2012, quindi prodotti top del 2012, però risulterebbe comunque sempre un video lunghissimo. A questo punto preferisco farvi dei video review più precisi. Allora, partiamo con il fatto che nel 2012 ho un prodotto che mi è piaciuto veramente tanto. Li ho utilizzati e li ho sfruttati tanto, soprattutto nel periodo di Natale, e sono arrivata adesso, quindi nell'anno nuovo, che ve ne voglio parlare più specificatamente, anche perché non ho visto video recensioni specifiche. Sto parlando dei rossetti di Kate Moss e sono uscite due versioni. Questo è un prodotto che si può tranquillamente reperire nelle nostre profumerie, pure tramite acqua e sapone, e se siete fortunate anche in diversi supermercati che vendono questi prodotti. Io ad esempio a Panorama riesco a trovarli. Comunque è di facile reperibilità. Sono uscite due linee, come potete vedere c'è quella nera e c'è quella rossa. Prima è uscita quella nera, subito dopo, perché non si è dovuto aspettare tanto, è uscita quella rossa. Quella nera racchiude diversi prodotti totalmente sheer. Poi sono usciti questi rossi, che invece fanno parte di una linea totalmente matte, quindi sono opachi. Quali colorazioni ho preso? Andando a scaletta vi parlo e vi mostro direttamente i rossetti. Il primo che ho preso è stato questo qui, che è il numero 05, ed è un bellissimo rosa antico, che però è leggermente più lucido e satinato, una copertina davvero molto molto buona. La tonalità si vede subito, è molto simile alla matita di Kiko la 310, che è quella poi la mia matita preferita per le labbra. È quel rosa molto naturale, visibile ma non troppo volgare e nemmeno troppo nude, quindi lo consiglio vivamente questo qui perché è un colore molto molto bello. Secondo colore che ho preso è stato lo 08, che è un altro colore nude, come potrete vedere è un altro rosa antico però totalmente spento, quindi è un colore comunque freddo. Devo dire che l'ho preso perché è veramente veramente identico alla tonalità delle mie labbra. È un nude che ho voluto prendere perché magari come oggi che voglio soltanto rimanere sul naturale posso applicare questo, e ripeto, essendo molto idratante è pure piacevole da stendere perché comunque rende le labbra davvero colorate ma sane, e allo stesso tempo è molto morbido. Terzo colore che ho preso è stato invece quest'altro qui, che ho azzardato ed è quello che già mi vedete addosso. Devo dire che è il mio colore scuro preferito di questa linea, è il numero 109, anche questo veramente bello, veramente importante. È questo magenta ma comunque tendente a un borgogna, quindi rimane bello lucido, satinato, però rimane comunque, come potete vedere, leggermente scuro quando si stende, e sulle labbra regala un vero effetto elegante. Devo dire che è un colore davvero unico da dover prendere, io ve lo consiglio. Quarto colore che ho preso, che è stato però della linea matte, come vi ho detto poi subito dopo sono usciti quelli opachi, è stato questo qui, che è il numero 104. È l'unico nude della linea matte che si trova, è praticamente lo stesso nude della linea lucida, che è il numero 08. Vi faccio vedere subito che praticamente i colori sono identici. Questo è un sottotono chiaro. Questo qui invece è un sottotono scuro, però se ci fate caso i colori sono praticamente identici, cambia soltanto il sottotono. Devo dire che sono stata molto contenta di averli trovati. Infine, come ultimo colore ho questo qui, che è il numero 109. Lo avrete visto di sicuro perché è quello che indossa direttamente Kate Moss nella pubblicità, e devo dire che mi è piaciuto subito. È un bellissimo color magenta che tende totalmente a un borgogna, molto molto scuro, e anche questo, essendo della linea rossa, è matte, opaco, però lascia comunque quella leggera lucidità sulle labbra. Però se ci fate caso anche qui il colore è stato ripreso dalla linea nera. Io pensavo che fosse un colore nuovo della linea, quando invece mi sono resa conto che, mettendola a paragone del numero 09, sono anche questi identici, però hanno lo stesso concetto dei due nude, ovvero questo è un sottotono chiaro e questo è un sottotono scuro. Alla fin fine sono comodi perché hanno due finish diversi, però leggermente si avvicinano come tonalità. Pro e contro di questi rossetti: intanto c'è da dire che il costo varia a seconda di dove si acquista. Io li ho trovati che partivano da 6,90 euro fino ad arrivare a 9,90 euro. La durata di questi rossetti è molto valida perché durano 30 mesi, la quantità
è quella di un rossetto normale, quindi da 4 grammi, e come ho già detto si dividono in queste due linee. Di questi neri mi stanno piacendo tantissimo. Pro e contro però di questa linea: i pro sono che come rossetti sono veramente fantastici, regalano al labbra quell'effetto semi opaco, però in realtà poi sotto la luce si nota sempre che comunque sono lucide, incorniciano bene le labbra e allo stesso tempo le idratano, perché strano ma vero sono dei rossetti davvero cremosi, ma non si sfaldano e allo stesso tempo non vanno via, hanno una durata veramente fantastica. Devo ammettere che anche durante i pasti si mantengono davvero bene. I contro non ci stanno. Per quelli rossi invece, come vedete, io ho soltanto queste due tonalità. Perché? Vi dico intanto che io non ho colori matte, quindi ero andata pure alla ricerca di prendere questi qui e speravo di avere con questi qui lo stesso risultato, ovvero sì che erano opachi, ma che allo stesso tempo idratavano. Il discorso idratazione non c'è, il colore comunque rimane bello pieno e non si perde, però c'è un discorso di idratazione che sfalsa. Quello che sentite vira a una sottospecie di applicazione del rossetto, non sembra che avete una sottospecie di burro cacao come con questi neri, quindi l'effetto è veramente diverso. Che cosa faccio io per avere però l'idratazione da parte di questi rossetti? Perché giustamente per il prezzo che hanno non li volevo perdere. Io prima di andare a applicare ogni volta uno di questi qui faccio una passata di burro cacao, vado almeno 3 passate, lascio che il burro cacao penetri nelle labbra, poi prima di applicare questo vado a tamponare le labbra per levare il burro cacao in eccesso e poi applico questo qui e ho notato che si ha quasi lo stesso risultato di questi neri. Quindi io vi consiglio magari questo procedimento nel caso non vi piace la sensazione di questi rossi, che ammetto a me non mi piaceva. Bene, io vi ho detto tutto, questi sono quelli che ho io aspetto di sapere voi quale avete, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti. Come sempre vi lascio la review di questo prodotto nell'info box, perché l'ho potuto già recensire sul blog, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ho scoperto che la mia cani burro di cacao, a voi è capitato, fatemi mangiare. Cioè, se lo vorrebbe mangiare. Perché non si mangia? No! Ma tu ci senti? È buono, vero? Beh, domani te ne compro uno. Già si mangia! Mi hanno regalato questa borsa di carta.